Sostieni la cultura femminile. Entra nella community di Radio Raccontiamoci. Pubblica con noi. Come fare? Scrivi a info@radioraccontiamoci.net. L'alfabeto delle donne con Simona Tonini. Ospite Cristina Monteburini. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi e sono felicissima perché riprende l'appuntamento su Radio Raccontiamoci dell'alfabeto delle donne. E oggi riprendiamo con la presenza della nostra ospite Cristina Monteburini. Buongiorno Cristina, ciao. Ciao Simona, ciao. Piacere, grazie dell'invito. Grazie a te per aver partecipato, perché oggi Cristina con l'alfabeto delle donne eravamo fermi alla M. E come M abbiamo deciso di parlare di malattia. Malattia che è una parola che so che spaventa, ma vorrei con l'alfabeto delle donne soffermarmi un po' su questa parola, perché malattia è un termine generico che indica, no, che l'organismo o tutto parziale non sta bene. La malattia è un termine, io ho letto sul dizionario, ho provato a sfogliare, malattia in senso figurativo viene tradotto come difetto. Quando ci sentiamo malati, che ci sentiamo un po' difettosi, trovo che sia un po' azzeccato, oppure siamo spaventati, quindi malattia è una cosa, è un termine brutto, una parola che non ci piace usare. In realtà malattia è anche un segnale che il nostro corpo ci dà. Quindi quando ci ammaliamo, il nostro corpo ci sta semplicemente dicendo guarda, guarda bene, perché c'è qualcosa che non funziona bene, quindi aiutami. Fondamentalmente il nostro corpo chiede un po' aiuto a noi. Quindi siamo qua con Cristina perché malattia oggi parleremo del tumore al seno, perché questo è quello che Cristina ha incontrato nella sua vita, ecco, nella sua vita di donna, giusto Cristina? Io dico due cose su di te e poi lascio che sia tu a raccontarmi la tua storia. Cristina, dove l'ho incontrata? Cristina, allora, si è presentata al nostro laboratorio creativo di scrittura un anno fa ed oggi è una delle autrici del libro della Stanza dei Racconti che è uscito edito, e quindi io sono felicissima di questa cosa. E Cristina, l'altro giorno sentivo la registrazione del primo appuntamento in cui noi ci siamo presentati a voi, ma anche voi vi siete presentati a noi. E già mi aveva colpito questa cosa in cui Cristina si presenta e dice: io non ho mai scritto nulla per gli altri, sono molto creativa, però non so scrivere per gli altri, sono qua perché ho un sogno, un piccolo sogno nel cassetto, cioè scrivere il libro sulla mia malattia. È un po' quello con cui si è presentata Cristina. E la cosa che mi ha colpito di più è che mi ha detto, perché vorrei anche parlare del fatto che quando uno si ammala o fa un percorso incontra delle persone fantastiche. Questa è stata la cosa che mi ha colpito di più di quello che mi ha detto Cristina. Uno di questi racconti infatti poi l'hai fatto ed è per questo oggi che ti ringrazio di aver accettato il mio invito a parlare alle donne di quello che può succedere della tua storia quando uno incontra questa malattia che è il tumore al seno. Quindi ti lascio al tuo racconto. Cos'è successo? Allora, sono un po', diciamo, un po' emozionata, mettiamola grazie, così. Grazie. Sì, vabbè, poi tanto lo sai, ormai ci conosciamo, Simona, no? Che sì. Parto dalle fronterie alle cose. Vabbè, sono un po' così. Allora, niente, io nel mio percorso di vita mi sono ritrovata, come diceva Dante, nella selva oscura di questo percorso. Quando ho scoperto di avere questo tumore, diciamo che non l'ho affrontato subito di petto, perché io ho scoperto di avere questo nodulo durante i miei soliti controlli mammografici e la dottoressa mi disse: guarda, devi fare questo ago aspirato così, ma da quando me lo disse a quando io lo feci passarono circa 6 mesi. Perché avevo tante cose in testa, tante problematiche, non sapevo poi come affrontare la cosa, come viverla, sapevo cosa andavo incontro perché in famiglia è già capitato, quindi so quello che dovevo affrontare. Poi alla fine, come si dice, ho alzato le mani, mi sono arresa e ho affrontato questa cosa. Inizialmente
Insomma, la diagnosi non è stata subito di quelle ottime, però mi ha rincurato il fatto che il primario del reparto di oncologia di Macerata, il dottor Battelli, mi disse subito: guarda, chi viene qui da me non entra per morire, ma per guarire. Bello. Quindi mi ha detto: stai tranquilla, perché tu esci di qui che starai sicuramente guarita. Dopodiché è iniziato, diciamo, il mio grande percorso. Durante questo percorso io le difficoltà non nego che sono tantissime, purtroppo non posso assolutamente dare per scontato le cose alle persone, perché non è così. È vero che è una cosa molto soggettiva per ognuna di noi come donna. È vero che la malattia va affrontata con molta forza e determinazione, perché allora è vero che la malattia si cura a livello farmacologico. Però, hai fatto, scusa Cristina, chemioterapia e radioterapia, sì. Quindi. Sì. Allora, io ho fatto 6 cicli di chemioterapia molto molto forti, di cui già la prima settimana ho perso i capelli, tutti i capelli praticamente. Sì. Poi ho subito, il fatto che per fare la chemioterapia ti fanno l'intervento al braccio per mettere questo PIC, oppure il port che va messo sotto pelle, solo che allora io il port non ero una candidata ideale, ho dovuto fare per forza il PIC. Il problema qual è stato? Che il PIC purtroppo non voleva stare nel mio corpo, faceva un rigetto, sì. E quindi io ho dovuto subire 2 volte l'intervento. Dopodiché è stato molto difficile, perché per far sì che questo PIC rimanesse, diciamo, all'interno del mio braccio, oltre essere monitorata, controllata, medicata dal mio angelo custode, lo chiamo tuttora così, che siamo rimasti non in ottimo rapporto proprio tantissimo, che è la mia infermiera Roberta, e oltre, poi parlerò anche di tutte le altre, perché quello è un reparto dove ci sono veramente angeli che vengono giù dal cielo. E ho dovuto prendere a mie spese purtroppo dei cerotti un po' particolari per tenere fermo appunto questo PIC per le varie chemio, perché sennò tutte le volte era praticamente una guerra. Diciamo, hai avuto un peso in più, diciamo, una particolarità. Ho dovuto, esatto, io all'info, avevo di particolarità di questa cosa, quindi questo ormai all'interno del reparto ero quella del PIC praticamente. Certo. Quindi quando, non ti dico, quando mi si è tolto la prima volta, mi sono vista tutto il reparto addosso a me, perché era una cosa fuori dal normale, ma io proprio con una nonchalance sono andata lì la mattina con tutto il PIC di fuori, dico, a me mi è uscito, dico, non so come ha fatto. Cosa facciamo? Cioè l'infermiere è rimasta sbigottita e mi fa, mi fa solo a te. Vabbè. Fantastico. Vedete così, che Cristina stava dicendo, non serve solo la chemio, ma anche lo spirito, immagino. Esatto, dicendo. Esatto. Allora, io posso dire una cosa, che su questo percorso, posso dire, per quanto mi riguarda, diciamo a me, certo, che una buona percentuale di guarigione va molto a livello psicologico. Va a pari passo, diciamo, certo, con la cura farmacologica. Con supporto psicologico io parlo sia caratterialmente della persona che comunque deve tirare fuori, come si dice, i tributi proprio, cosa che magari una pensa di non avere, invece ce l'ha, e poi logicamente chi ti sta intorno, quindi parlo del compagno, marito, figli o genitori, insomma chi sta vicino a te, che fa una buona percentuale, anche quella, sì, certo, che il lavoro è un lavoro che va in sincronia. Io sono stata, penso, fortunata, perché comunque mio marito è riuscito a starmi vicino, quindi ha preso un'aspettativa, mi ha supportato, ma ha sopportato, perché, ripeto, durante la chemioterapia gli sbalzi di umore sono tantissimi, perché purtroppo ti bombardano di cortisone, un attimo sei up, un attimo sei down, e quando sei down tu puoi avere vicino pure l'angelo custode, certo, ma se lo devi mandare a fanculo ce lo mandi. Quindi,
Beh, sì, perché poi è chimicamente, così. Insomma, è un farmaco, sì, quindi è poco gestibile la risposta, certo. Quindi anche i figli, poi noi siamo fortunati perché all'interno del reparto abbiamo una bravissima psicologa, ma molto brava, che supporta noi malati e i familiari in qualsiasi momento. Sì. Quindi questo aiuta tantissimo, sì. Anche, e anche se c'è molto, diciamo, restio nel chiedere aiuto, perché c'è molta difficoltà, devo essere sincera, perché purtroppo molti, un po' per vergogna, non lo so, sai, poi ognuno... È una cosa ognuno molto... ha una sua storia, una cosa intima, credo. È una cosa molto, esatto, molto intima, particolare, che è difficile poi da gestire, no? Mettiamola così. E quindi così. E per quanto riguarda il reparto, io posso dire che le infermiere hanno un ruolo importantissimo per noi, tantissimo, perché sono... guarda, mi emoziono a dirlo. Certo. Perché immagino veramente sono persone eccezionali, perché veramente fanno una scelta di lavoro che non è facile, non è facile, perché portare alla guarigione o accompagnare chi purtroppo non ce la fa, non è facile. Io ho, in questo percorso ho conosciuto tantissime donne. E ho conosciuto, poi ho avuto la fortuna di conoscere un signore che purtroppo non ce l'ha fatta, perché lì non curiamo, lì nel reparto oncologia non si cura solo tumore al seno. Assolutamente, certo. Ci sono anche altri tipi di tumore. Questo signore purtroppo non ce l'ha fatta, e ho bellissimi ricordi con questa persona, perché era una persona molto gioviale, molto allegra, quindi tutto. Ma per quanto riguarda il resto, abbiamo creato una rete molto vasta, che ogni volta chi vuole può entrare a far parte di questo gruppo. Noi abbiamo questo gruppo che, di WhatsApp, che abbiamo chiamato Le Amiche Chemio, e supportato sempre anche da questa psicologa, e che chi vuole, anche se magari non ci conosciamo di persona tutte, perché alcune sono entrate successivamente, chi prima o chi dopo, quindi ci salutiamo solamente per via WhatsApp, poi dopo durante gli eventi che si fanno magari ci si incontra, e quindi in questa rete, in questo percorso, oltre alla malattia che purtroppo diciamo vi accomuna, ci accomuna, c'è di bello, ma veramente di bello, dove si crea una complicità, una grande complicità comune a tutti, che poi diventa amicizia, certo. Perché veramente trovi proprio l'empatia con queste persone, trovi la solidarietà, trovi l'aiuto anche con una parola, con tutto, diciamo. Beh, così. Trovi persone che hanno purtroppo fatto il tuo percorso, sì. Ma che hanno deciso invece, che questo è il messaggio importante che secondo me tu stai dando, che nonostante la paura hanno deciso di voler essere più forti della malattia. Esatto. Perché la paura va sconfitta, esatto. Cioè nel senso la paura vi ha portato sicuramente, vi ha accompagnato nel percorso, però va guardata... Sì. E va portata avanti, e questa è una cosa, esatto, molto bella. Le, esatto, amiche chemio è bellissimo, perché avete, sì, usato un termine bruttissimo per riconoscervi, vuol dire che l'avete superata, sì, avete guardato questa malattia e state camminando insieme, anche perché Cristina ancora oggi fa i controlli, come vedete, sì, splendida, guardate qua, si è truccata anche stasera, nel senso che poi è molto bello che nonostante tutto uno voglia avere a che fare con la vita, sì, perché questo è il tuo messaggio, anche, sì, il tuo modo di sorridere, di emozionarti anche rispetto a questo percorso, sì, e quindi questo è un po' il messaggio. Quando arriva la malattia è vero che ci si ferma, ma poi chiamate qualcuno, come dici te, chiedete aiuto, questo, sì, secondo me. Esatto, bisogna assolutamente chiedere aiuto. Come bisogna, visto che questa intervista, come dicevi tu, non è capitata a caso, siamo nel mese della prevenzione. Bellissimo. E quindi secondo me la cosa più bella è, secondo me, fare prevenzione,
e non spaventarsi, diciamo spaventarsi immediatamente, perché si riesce comunque a uscirne fuori e curare con diciamo cioè con prodotti farmacologici siamo adatti e con persone comunque competenti adatti, e se ne viene fuori, quello sicuramente. Sì, assolutamente. Io per quindi, dirti, ho l'esempio di mia madre che ha seguito sempre tutti i controlli, gliel'hanno trovato in tempo. Ma esatto. Quando noi, l'autopalpazione è importante, esatto. È importante, sì, esatto. Perché ricordo che ne parlavi anche tu, quindi non abbiate paura, andate una volta in più e non una volta in meno, perché esatto. Anche qui a Piacenza, noi tu lì ci chiami da, diciamolo. Allora, io chiamo da Offagna, che è un paesino di un borgo medievale che sta in provincia di Ancona. Okay, sono nelle Marche. Marche, esatto. Ma anche qua Emilia Romagna, in questo caso a Piacenza, i centri salute donna, diciamo, i centri sì. Che aiutano in questo caso sono molto, molto attenti, ecco, sono molto attenti a questo problema, ci sono, come dicevi te, del personale molto bravo professionalmente ma anche umanamente, quindi insomma oggi abbiamo allungato i tempi, volevamo riprendere a settembre con Cristina, poi ci sia e siamo capitati nel mese giusto per dire alle donne non abbiate paura. Anche perché il tumore al seno è qualcosa che fa venire in mente l'asportazione del seno. Per noi donne mette in gioco esatto, un sacco sì. Di dinamiche mentali, no? Quindi la propria intimità, il proprio corpo, eccetera. Però sì. La vita, secondo me, dovrebbe chiamarci un po' di più. Quindi non abbiate paura, esatto. Ecco, insomma, esatto. Andate, fate prevenzione, soprattutto anche quando c'è un percorso in questi centri, come dice Cristina. Se volete c'è modo di sentirvi insieme ad altri sì, e di essere esatto. Seguite. La cosa bella che volevo che ci dicesse Cristina è quello che poi Cristina ha fatto, perché ha fondato un'associazione. Allora, l'associazione non l'ho fondata io, nel senso che l'abbiamo decisa con un gruppo di donne che hanno fatto il mio stesso percorso, che io oggi sono socia. La presidente, che è Maria Baio, che è una donna eccezionale, come anche l'altra Cristina, Valentina, insomma, sono vari gruppi di ragazze. E questa associazione dà supporto alle donne, sia in fase di chemioterapia, in fase di cura, diciamo, o anche in fase di prevenzione, quello che vogliono. Quindi è aperta a tutti. Abbiamo uno sportello con questa psicologa e chi vuole può contattare, parlare, chiedere informazioni. Questo mese, il 24, faremo il secondo evento della Camminata della Vita, che sarà all'Abbazia di Fiastra, che è un paesino in provincia di Macerata, e dove diciamo il raccolto che faremo sarà evoluto alla nostra associazione. Sì. Che ha come scopo appunto assistere all'interno del reparto con diciamo macchinari o qualsiasi diciamo cosa possa essere utile. È il secondo evento, perché l'anno scorso appunto per via del Covid abbiamo fatto a gruppi in base dove abitavamo, quindi io abitando qui ad Ancona ho creato il mio gruppo, siamo andati a camminare lungomare, per dire, altri certo. Sono andati in altri posti, ci siamo riuniti e abbiamo fatto questo collage, poi un video per tutti. Quest'anno abbiamo deciso di ripeterlo, questo evento, e sarà il 24 di ottobre. Un posto dove andremo è bellissimo, perché è all'aperto, un parco enorme, veramente bello da vedere, ci sono tante cose, laghi, camminate, bello, e sperando che il tempo ci assista. Certo. E quindi è un evento che appunto ci teniamo tantissimo, per farci conoscere sia come associazione per altre cose. Poi se vuoi posso lasciare il link, che chi vuole può andarla a visitare senza nessun impegno. Certo. Senza impegno. E questa associazione, ripeto, ci sono queste ragazze, tra cui io e altre ragazze che ne facciamo parte come associate, ma Maria, che è la presidente di questa associazione, fa di tutto e di più, supportata logicamente dalle altre che c'è con lei,
Quindi, insieme, esatto, la parola tutti. Insieme, che è la parola, la parola proprio tutte magica, esatto. Magica, che magica, magica, così. Quindi, rispetto alla malattia, mi raccomando, sì, è spaventosa, spaventa, ma andate a cercare aiuto, fate prevenzione, sì. Rispetto, in questo caso parliamo del tumore al seno, non abbiate paura, perché c'è la possibilità di prenderlo in tempo o comunque di occuparvi, esatto, della vostra vita, esatto, e del, esatto, vostro problema. Io mi riallaccio a Cristina, io spero, come Radio Raccontiamoci e Epicurea, parte il progetto Donne che raccontano le donne, dal 25 novembre fino all'8 marzo, spero di avere le donne del tuo gruppo di WhatsApp che ci raccontino le storie, perché Radio Raccontiamoci insieme a voi ci permette di raccontare le storie delle donne e quindi di avere uno spunto, un'idea, di chiarire un dubbio, di avere uno stimolo. La tua testimonianza mi è piaciuta tantissimo, perché in mezzo all'emozione c'è stato anche un bel sorriso e sono molto contenta, ed è un bel messaggio. Quindi la M di malattia sull'alfabeto delle donne andrà ancora avanti, perché voglio ricordare insieme a te, Cristina, che non esiste, sì, solo il Covid, e voglio, no, dirlo qui, esatto, davanti a tutti, perché, esatto, ci sono tantissimi problemi, esatto, che noi abbiamo e vanno continuamente, infatti monitorati. Esatto, uno dei problemi che sono stati quelli molto maggiori, che purtroppo durante la pandemia sono stati sospesi tante cose a livello oncologico. Certo. Ci auguriamo, esatto, ci auguriamo, è brutto dirlo, però ecco, ci auguriamo che magari ritorniamo a occuparci un po' della salute in generale, in generale, esatto, esatto, sì, un po' di, esatto, tutti. Esatto, quindi, sì, io ringrazio Cristina, che rivedrò, grazie, ai Laboratori Creativi. Perché, sì, il sogno di scrivere un libro, spero ti sia rimasto, su questa malattia, e Cristina ha anche un modo di raccontarlo molto divertente, sarebbe fantastico poterlo editare. Come no? Ti ringrazio, Cristina, e vi aspetto qua, grazie, per l'alfabeto delle donne, per l'altro appuntamento e per questa iniziativa Donne che raccontano le donne, che poi vi spiegheremo meglio nei prossimi, ok, giorni. Ti lascio, Simona, solamente il link dell'associazione. Noi adesso mandami il link, faremo girare tutto, gira questo alle tue amiche, sì, di WhatsApp, e digli che le aspetto. Va bene, con le loro, grazie, storie, mi piacerebbe molto. Grazie, Cristina. Grazie a te, Simo. Grazie a tutti. Grazie. Sostieni la cultura femminile. Entra nella community di Radio Raccontiamoci. Pubblica con noi. Come fare? Scrivi a info@radioraccontiamoci.net.